Salve a tutti ragazzi, io sono Andre dello staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi, come potete vedere dalle statistiche che vi sto facendo vedere in questo momento, stiamo parlando di Ross Barkley. Ross Barkley in Inghilterra viene definito il Wayne Rooney del futuro, il futuro gioiellino inglese. Quindi su questo FIFA mi sarei aspettato una carta incredibile, una carta eccezionale, una carta veramente che spaccava i culi. Mentre invece mi sono ritrovato una carta di merda, cioè veramente. Quindi se state vedendo questo video e cercate in Ross Barkley un giocatore che vi segni tanto oppure vi decida tante partite, non siete nel posto giusto, mi dispiace. Mentre se invece cercate un giocatore che può essere Ross Barkley, scusatemi, che vi serve come regista, come giocatore che ogni tanto vi fa quel gol e ogni tanto vi fa anche una perla, perché stranamente vedrete un gol incredibile, un gol che sinceramente vedendolo probabilmente credete che tutte le cose che vi ho detto in questa review, nel senso tutti i pro, i contro e i pro che vi ho detto siano cazzate, perché veramente questo gol è micidiale. Dietro avevo pensato di mandarlo all'EA, però mi scoccio, semplicemente mi scoccio. Per quanto riguarda Ross Barkley, si presenta con un overall di 80, che è più 1 rispetto alla versione non in forma, un 79 di velocità più 1, 77 di tiro più 5, quindi questo è un ottimo upgrade, ma nonostante questo vedremo che il tiro sarà un contro. 78 di passaggio più 3, 83 di dribbling più 2, 57 di difesa più 1, 76 di fisico più 2. Presenta 71 di agilità, 57 di bilanciamento, 85 di controllo palla, 87 di dribbling, 75 di posizionamento, 74 di finalizzazione, 83 di potenza tiro, 81 di long shot. Ricordiamo che ha anche la caratteristica che ci presenta FIFA, tiro da lontano. 65 tiro al volo, 84 visione, 87 passaggi corti e 80 passaggi lunghi. Direi di passare subito ai pro e ai contro. Il primo pro è il dribbling. Sicuramente il dribbling, e almeno su questo posso ammettere che Ross Barkley probabilmente è uno dei giocatori con cui mi sono divertito molto di più. Eccolo qui, questo è il gol. Scusatemi se interrompo il discorso, ma penso sia doveroso. Lasciando stare che l'avversario credo che in quel momento stava sbagliando a controllare il giocatore, perché sembrava veramente forte come avversario. E mi sembra che stavamo pareggiando 1-1, no? Cioè, ho visto. Stavamo pareggiando 1-1 e veramente incredibile. Cioè, guardate, si vede da qui. Non mi ricordo. Vabbè, siamo usciti fuori tema del tutto, mi ammazzeranno sicuramente, però dopo questo gol penso sia doveroso. Eravamo rimasti al dribbling, dribbling favoloso, un dribbling spettacolare. Per quanto riguarda i passaggi, come ho detto prima, è un regista strepitoso, almeno questo dobbiamo concederglielo. Date a Cesare quel che è di Cesare. Visione collegata ai passaggi come pro, infatti aveva un veramente, per quanto riguarda i passaggi, è un giocatore eccezionale. Quindi dribbling, passaggi e visione, non gli si può dire nulla. È un giocatore favoloso. E invece poi arriviamo ai contro. Come contro, se vedete questa forse, cioè non forse, questa è la mia prima review dove non metto tutti i gol, perché segnare con questo giocatore è veramente difficile. Infatti questa review, come vedete, sbaglia avanti alla porta, fa questo, fa quello, quindi i suoi primi due contro sono tiro e finalizzazione. Mentre un altro, e forse l'ultimo, è il terzo, cioè non forse, l'ultimo e il terzo contro, è il fisico. Uno di quei giocatori che cade spesso a terra e sinceramente, per un giocatore che deve giocare comunque alla fine essendo un centrocampista offensivo davanti alla porta o almeno a centrocampo a gestire azioni, a fare dribbling, avere un giocatore che cade spesso a terra è comunque una cosa che non piace a nessuno di noi. Il voto finale che gli ho dato, come vedete ora nella miniatura, è 6, perché ha troppi contro e pochi pro, sinceramente. È un giocatore che costa poco, all'incirca 25.000, possiamo permettercelo tutti, quindi è uno di quei giocatori che va bene in squadre, diciamo, se vi piace il giocatore, e in squadre già impostate, cioè non deve essere il fulcro della squadra. Il video è finito, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Bella e stay shish.